lanciarti in una super nuova challenge. Giulia, perché urli? Così. Posso. Sono qui per fare la 24 ore solo prodotti COP. Adoro, sono molto contenta. Aperto al Vulcano Buono, quindi sono felicemente felice. La COP, sapete, io sono un amante dei supermercati, quindi adoro. Non ero mai entrata in una COP fino a 2 settimane fa. E devo dire che mi è piaciuta davvero tanto anche la disposizione dei prodotti. Non è stato semplice fare una selezione perché c'era veramente il mondo, però ovviamente se questo video vi piacerà e quindi sarete voi a dirvelo se volete la seconda, terza, quarta, quinta, sesta del parte, ci sono veramente tanti prodotti. Non mi sono avvicinata al banco frigo, quindi per quanto riguarda pasta ho visto il mondo, perché poi ci sono andata il giorno dopo, però non ero molto attrezzata e quindi aveva il mondo. Io non sono proprio passata per il banco frigo proprio perché avevo poco tempo a disposizione, mi sono concentrata su un'altra selezione di prodotti, anche il banco surgelati, mamma mia raga, il mondo. È solo che devo andare proprio attrezzata, perché comunque poi è un po' di strada da me, quindi devo andare attrezzata per queste cose. E quindi nulla, quindi fatemi sapere. Allora, per colazione, ovviamente avete visto la clip, latte parzialmente scremato della COP, che non vedo l'ora di provarlo, con caffè, e la torta al limone. Sapete che io, sempre marchio COP, sapete che è molto morbida. Io dove c'è il limone, dove c'è il pistacchio, lo compro, quindi appena l'ho vista c'era cioccolato, limone, ho detto no, limone. Mi piace che vi fa vedere il marchio e poi vi fa vedere il sottomarchio, cioè vi fa prevedere un prodotto COP uguale, ve lo fa vedere anche di un altro prodotto. Quindi io che faccio le 24 ore, faccio pure sottomarca versus realtà che a gennaio ritorneranno, per me è stata proprio una gioia, cioè io così. Poi ho visto tantissimi prodotti che ho trovato nelle degusta box, quindi io felicissima, infatti alcuni prodotti li ho anche già acquistati. La COP non mi ha pagato per fargli questa sponsorizzazione bellissima, proprio ci tenevo a farla. E quindi assaggiamo. È buona. Carina pure. È molto morbida. Il limone non è chimico, anzi più che il limone sono proprio il limoncello. La crema. Wow. Veramente buona buona buona. Immaginatevi COP, devi farlo, io non l'ho vista quindi non so se già l'avete fatta. La crostata con sta crema, io un altro pezzo non mangio. Mi ricorda tantissimo questa challenge, la challenge Ocean, e infatti non me lo vado a rivedere quel video, anche perché se non sbaglio provai la sbriciolata dell'Ocean ed era mamma mia. E comunque vi lascio il video giù nell'info box. Una goduria pazzesca. Mi fermo. Non definirmela tutta, ma una metà sì. Mamma mia che buona. Oh, anche il latte è buono. È molto delicato. Buono. Oddio, non c'è una recensione chissà che cosa, però è veramente buono. Quindi ci vediamo direttamente, sicuramente, dopo con il pranzo, anche perché adesso devo fare un sacco di cose, quindi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Il pranzo, avete visto la clip? Sembra che io ci abbia aggiunto tipo le olive all'interno, ma oggi non riesco a parlare, ma assolutissimamente no. Da come potete vedere ci sono proprio i pezzettoni, quindi andiamo ad assaggiare. Posso dire che non sembra per niente un sugo pronto, sembra un sugo fatto in casa, sicuramente fatto in casa, non da me perché io non amo l'origano.
E all'interno c'è già trovare in un sugo pronto i pezzettoni di olive. Perché infatti io poi dissi a mia sorella, infatti perciò sono sconvolta, ho detto vabbè, ma che va, vado a comprare delle olive verdi e nere e gliele metto giusto un po' sopra per dare quel tocco in più. Ma non ho comprato più niente, perché ho detto mia sorella, guarda, essendo un sugo sicuramente ci stanno dentro i pezzi. Cioè, ho detto, ma i pezzi mi sembra un po' impossibile. Invece no, ci sono proprio i pezzettoni, non me l'aspettavo. Vi consiglio di acquistarlo. Anche la pasta è molto buona. Sembra di aver preso dei crostini per stasera, però vedo, almeno faccio poche scarpette. Mi ricordavo bene, avevo preso le bruschette al rosmarino della Coppo, ma ve le faccio vedere nel dettaglio per stasera, perché queste erano per stasera. Wow! Dopo ve le faccio vedere, ma devo mangiare. E adoro, amo alla follia, amo, amo, amo. Sono la vita mia. Veramente buone, mamma mia. Me ne devo andare assolutissimamente da qua, devo chiudere tutto, altrimenti me le finisco tutte perché sono buonissime. E ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda. Prima di iniziare con le patatine, iniziamo prima un attimo dal dolce, anche perché sono pepe rosa e lime, quindi evitiamo. Allora, da bere ho preso questo succo all'arancia rossa, bevanda 30% frutta, non ho trovato quello 100%, ho preso uno che non l'ho visto, può essere anche. Comunque c'erano veramente tantissimi succhi diversi, di tantissimi marchi diversi. Il tè quello lì, Arizona, l'abbiamo provato nei video assaggi. Non è bello carico, è molto acquoso. No, non mi piace. Molto leggero, molto acquoso. Ci sono persone che non amano quel gusto troppo forte di arancio, oppure quel gusto molto, non pastoso, però diciamo molto forte, quindi lo diluiscono con l'acqua, ecco. È molto buono perché è delicato, però non sembra un succo arancia rossa, perché è molto acquoso, infatti già quando l'ho versato ho detto infatti. E poi volevo provare queste barrette di cereali con mirtillo rosso. Per barretta, quindi per 21 grammi, ha 86 calorie, 2,0 grammi di grassi, carboidrati 15 grammi, di cui zuccheri 5,7, proteine 1,3. Ma che bellina! Qua è proprio bella. Assaggiamo. È dura. Però è buona. Aspettavo molto più morbida, sono sincera. Non male però. Forse l'avrei preferita leggermente più morbida. Sinceramente buone, e proverò sicuramente anche quelle al cioccolato. Ok. Patatine.
la padellina non è tanto croccante, però è croccante ma non croccantissima. Il lime non si sente molto. Lime e pepe rosa è una combo che amo, solo che in questo caso sento solo il pepe. La percezione del lime è molto bassa. Sono buonissime, l'ultima manciata e mi fermo. Una pecca per me perché mi piace proprio il sapore del succo, quindi quel bel concentrato. Però ovviamente se voi fate questa cosa, che aggiungete l'acqua nel succo, nelle bevande, in qualsiasi cosa, perché sono tante persone che lo fanno, secondo me questa linea di succo può fare a caso vostro, perché se sbaglio ci sono anche altri gusti, quindi secondo me vi può piacere. Quindi questa cosa ovviamente è un punto a favore per chi aggiunge comunque l'acqua alle bevande. Andiamo direttamente stasera con la cena. Con la cena vi ho fatto vedere nel dettaglio le famosissime bruschette. Dopo ci mangeremo anche da Raline Pugliesi, che è uscita una nuova linea della Coop. Io parlo come se conoscessi la Coop da 100 anni. Comunque, la linea fior di fiore, ci sono veramente tantissimi prodotti. Infatti domani anche a colazione proveremo un prodotto, ma voglio assaggiare la polenta ai funghi porcini. Aveva un odore, ragazzi, mamma mia. Infatti vado a casa già solo di fiori. È buono, però me l'aspettavo un pochino più saporita, visto comunque l'odore che emanava, era mamma mia. Ma si sentono i funghi? Però molto lieve. Oh, alzo le mani, è buonissimo. Loro sono la vita. Uno spettacolo. Ah, quando la sera non avete voglia di cucinare. Mangiate questo con una bella fonte di proteine. Essere comunque una polenta confezionata. Buono. Assaggiamo i taralli alla pugliese con olio extravergine d'oliva. Ma sai, pensavo che fossero tipo affinocchiato queste cose qua? No, che bello questo. Ah, l'olio d'oliva. Assaggiamo il tarallino di lino. Un bicchiere di lino con noi. Buoni? Ma... comunque sono buoni. Ah, putignano. Bari. Sono buoni. Sono buoni, eh. Questo è un bel bicchiere di vino, un po' di salumi. Sono belli croccanti. Aspetta. Per regioni. Buongiorno. Tutto bene? Lei cosa si occupa? Ma no, io non ci posso pensare. Che sto era fa? No, non l'avevo proprio vista. La per cartina. Io mo, stavo guardando la cartina perché stava così, allora l'avevo visto proprio. Quindi pure quelli dove domani. Però lo sai, dobbiamo fare. Non mi sembra una linea permanente. No, sì, mi permanente. Voi che sicuramente conoscete Coop meglio di me. Infatti. È una linea che si trova tutto l'anno oppure è fatta proprio esclusivamente in questo periodo?
Ma non lo sappiamo. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente domani mattina, una voglia di provarli, che non ho idea. Domani mattina con la colazione, quindi a tra poco. Buongiorno a tutti e benvenuti con l'ultimo passo di questa meravigliosa challenge che mi è piaciuta davvero tanto tanto tanto. E stamattina siamo qui con i Ricciarelli di Siena, IGP. Sono dei pasticcini alla mandorla. Io non vedo l'ora di provarli, non li ho mai provati in vita mia, veramente mai mai mai. Questa linea Fior di Fiore ha fatto davvero tantissimi prodotti, c'erano tanti prodotti diversi. Infatti mi ispirava molto, però non so se c'è ancora. Quindi devo andare a vedere. Buono! Per essere comunque un prodotto confezionato, sono veramente buoni, sono morbidissimi. Dolce al punto giusto, la mandorla si sente, sono morbidissimi, veramente buoni. Faccio, me la mangio. Ovviamente fatemi sapere se vi può piacere vedere comunque una seconda parte, quindi fatemelo sapere. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!